Il duca e la duchessa del Sussex hanno continuato a usare i loro titoli reali negli Stati Uniti per promuovere progetti personali nonostante le dimissioni 3 anni fa. Il principe Harry e Meghan Markle hanno l'obiettivo di diventare sedicenti reali negli Stati Uniti, è stato affermato. La coppia reale, che si è dimessa dagli incarichi di alto livello nel 2020, è partita per diventare finanziariamente indipendente dalla famiglia. Ma Brittany del Royal News Network ha esortato King Charles a intervenire e ricordare loro il loro marchio. Sul suo canale YouTube, ha affermato, stanno cercando di essere reali negli Stati Uniti e dal punto di vista del marchio. La famiglia reale deve dire, noi siamo reali e voi non siete reali, perché i marchi sono troppo confusi. Harry e Meghan si sono rifiutati di fare davvero le proprie cose, come avevano praticamente promesso che avrebbero voluto fare a modo loro e con i propri soldi. Ma stanno ancora tirando fuori cose dalla monarchia per andare avanti. Stanno ancora usando il tempo che hanno avuto nella monarchia per cercare di convincere il resto del mondo a vedere le cose nella loro prospettiva. Arriva quando Harry è tornato a sorpresa nel Regno Unito per la prima volta dal funerale della defunta regina. Ma non dovrebbe incontrare il re o il principe di Galles. Il suo viaggio per un'udienza dell'alta corte a Londra, nella sua causa contro l'editore del Daily Mail Associated Newspapers per accuse di raccolta illegale di informazioni, sarà visto come una dimostrazione della forza della sua determinazione sull'azione legale. Solo poche settimane fa, Harry ha messo a nudo la sua relazione travagliata con suo padre il re e suo fratello, il principe di Galles, nella sua controversa autobiografia Spare.